Alessandro Ruvio del comitato promotore che si chiama proprio Mare Pulito, salviamo il Tirreno Cosentino. Ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Venerdì 26 febbraio c'è stato questo incontro assolutamente virtuale fra tutti i sindaci della costa e la provincia di Cosenza, la regione Calabria e anche tutte le persone che hanno più coscienza di noi di parlare di mare e di pulizia del mare. Com'è andato questo incontro? Ed effettivamente erano presenti poi tutte le rappresentanze comunali? Allora, l'incontro è andato molto bene, è stato un incontro molto democratico e costruttivo che ha, diciamo, portato anche un primo risultato, cioè che il presidente della provincia Iacucci si farà carico di coordinare un tavolo tecnico con tutti i sindaci che hanno aderito positivamente in video con una promessa virtuale, no? E quindi, diciamo, sicuramente è un primo passo fatto con un aggiornamento a fine marzo. Quindi noi siamo qui ovviamente per rendervi tutti partecipi di questo aggiornamento. I comuni erano quasi tutti presenti, ad eccezione di Praia a Mare, Falconara Albanese, San Nicolo Arcella da Mantea, che purtroppo ci avevano fatto pervenire la loro adesione, ma poi non si sono presentati, forse avranno avuto qualche problema all'ultimo. Quindi, diciamo, è stato un confronto molto costruttivo, pacato, gentile, ma allo stesso tempo determinato, perché noi abbiamo chiesto, appunto, vista la mancanza di un coordinamento, perché nel dibattito è uscito fuori proprio questo, no? Che mancava un coordinatore di tutta questa, diciamo, di tutti i sindaci della costa, perché ognuno era un po' svincolato e un po' a sé stante. Quindi, diciamo, è stato bene sottolineare questo aspetto e quindi fare una specie di cordata univoca con tutti i sindaci affinché si possano risolvere dei problemi che conosciamo bene. E da qui poi i sindaci hanno deciso comunque di iniziare a lavorare anche per conto loro, per cui ci sarà anche un secondo appuntamento poi più in là. Certo, noi adesso abbiamo iniziato già questa, diciamo, questa trattativa col presidente Iacucci. Io sarò giovedì anche in provincia perché il presidente è già al lavoro e noi subito siamo lì, diciamo, per offrire il nostro supporto, perché noi vogliamo rendere partecipe il cittadino e informarlo di quello che accade. Quindi, avendo costantemente cura di informarci sui lavori che vengono, diciamo, programmati o le cose che vengono, insomma, i miglioramenti che possiamo ottenere. Quindi diciamo che alcuni comuni stanno già al lavoro e prevedono anche ammodernamento su degli impianti, altri purtroppo sono, come si dice, subissati dalla macchina amministrativa e burocratica. E però un'altra cosa che volevo un attimo, diciamo, sottolineare è che durante il dibattito, diciamo, è venuto alla luce come molti comuni, praticamente non hanno, hanno avuto scarsa iniziativa nel richiedere e nello spendere i fondi messi a disposizione. È molto complessa la situazione, però noi stiamo un po' lì, come per dire, insomma, mettetevi insieme, dovete risolvere questo problema, avete gli strumenti per risolverlo e quindi siamo a monitorare, insomma. Ecco, anche da fare da supporters. Intanto, proprio a proposito di supporters e di volontari, so che voi state cercando persone che vogliano, che condividano questi obiettivi proprio sui nostri comuni. Sì, diciamo che l'obiettivo di Mare Pulito, eppure un po' la mission di Mare Pulito, è quella di unirci tutti quanti insieme, solo per avere un mare migliore, visto che la Calabria dovrebbe vivere di tutto ciò. E quindi richiediamo su ogni singolo territorio, su ogni singolo paese, da Scalea, Fuscaldo, Amantea, chiunque voglia collaborare con noi, quindi si mettesse in contatto con noi sulla nostra pagina Mare Pulito Salviamo il Tirreno Cosentino, oppure ci può mandare una mail a marepulitotirreno@gmail.com, lasciando i suoi recapiti, le eventuali competenze e la zona di riferimento e saranno ricontattati. Perché l'unico modo per risolvere questo problema, io lo vorrei dire pure apertamente, è quello di essere uniti tutti insieme, di fare una bella squadra positiva e desiderosa di far risplendere di nuovo la Calabria, perché se lo merita questa regione. Davvero, davvero. In bocca al lupo, Alessandro, grazie per Grazie a tutti. l'aggiornamento.